Buongiorno a tutti. In questo tutorial voglio insegnarvi come abbassare le corde. Cosa voglio dire? Se avete le corde del vostro strumento, violino o violoncello che sia, troppo alte rispetto alla tastiera e volete rendere la posizione quindi più agevole, allora potete con dei semplicissimi arnesi, delle lime come queste che sto per mostrarvi, potete con delle semplici lime, della carta vetrata un po' più grossolana per, questo esempio è una P60 per abbassare, per levare abbastanza legno, e poi per una rifinitura migliore potete utilizzare una carta vetrata che ha già, come vedete, una densità molto più bassa e quindi permette di limare in modo più raffinato e lasciare quindi una superficie più liscia. E infine potete utilizzare la carta smeriglio e quella di questo tipo che è grigia. E questa vi serve per i lavori proprio di rifinitura. Allora, prima di tutto si deve capire come e quanto abbassarle. Ad esempio, questo è un violoncello di un mio allievo che, come vedete, ha un'altezza delle corde molto alta. Allora, come fare a capire quanto è alta? Potete utilizzare un semplice cuneo di cartoncino duro di legno e andare a misurare esattamente l'altezza qui o facendo un segnalino con una matita per capirci. Ad esempio, abbiamo individuato questa altezza e andiamo a misurare con un righello quant'è. È 1 cm e 1, quindi 11 mm, quasi 12 mm. E per la prima volta è molto alto, molto alto. Significa che almeno dobbiamo scendere di 4 mm perché, mantenendo la stessa curvatura, se possibile, e scendendo un pochettino di livello nella prima corda, perché praticamente ha una curvatura, questo ponticello, un po' piatta che non rispetta la curvatura della tastiera e non rende agevole quindi lo strumentista nel giro di corda, e in più non è semplice suonare sulla seconda corda perché potrebbe andare ad intercettare l'arco lungo la sua corsa, anche la prima corda o la terza, essendo molto piatta la curvatura. Allora, quindi qui andremo a operare un lavoro di modifica della curvatura, lo disegneremo proprio sullo stesso ponticello, quindi facendo scendere un pochettino più la corda di là, il livello della corda di là, e abbasseremo di almeno 4 mm tutta l'arcata superiore. Quindi questo è un lavoro che potete fare a casa senza toccare i piedini, perché per toccare i piedini, per abbassare e assottigliare i piedini, vi consiglio di portarlo da un liutaio che ha una strumentazione molto più idonea a questo tipo di lavoro,
e che vi permette di mantenere la curvatura dei piedini che seguono esattamente la curvatura del piano armonico e che quindi rimangono sempre ben aderenti, cosa che non si potrebbe fare facilmente con la lima e la carta vetrata. Allora smontiamo, leviamo la tensione delle corde, stando attenti ad esempio nel limoncello che non cada l'anima, quello cilindretto di legno che troviamo dentro la cassa armonica. E che mette in correlazione il piano armonico con il fondo armonico e che di solito è tenuto nella sua posizione verticale dalla semplice pressione che il ponticello esercita sul piano armonico. Quindi abbiamo slentato le corde, avete sentito questo rumore, per esempio, di una chiave? Ecco, questo è un altro lavoretto che si potrebbe andare a fare, perché vuol dire che la chiave in do sta esercitando troppo attrito e quindi consigliabile utilizzare un po' di grafite per ridurre l'attrito, impastare la grafite nella chiave. Solo nella parte che scorre dentro il canale, nella cassetta dei bischeri. La grafite è contenuta in una matita 6B, quindi se comprate una matita 6B potete facilmente utilizzarla anche nel ponticello per ridurre l'attrito delle corde che scorrono negli incavi sul ponticello, così come anche sul capotasto. Qui mettere la matita 6B, ciò farà in modo che le corde scorrano meglio all'interno di questi incavi nell'operazione di accordatura al ponticello e durino anche di più. Ecco, la matita 6B che vi dicevo poc'anzi, che potete utilizzare per ridurre quindi gli attriti sia negli incavi al ponticello che nel capotasto, o anche per far scorrere meglio la chiave per accordare il pirolo all'interno del suo canale. Questa è una matita 6B che vi consiglio. Vedete il numerino 6B? Deve essere scritto qui. 6B. Quindi ha una mina più morbida, contiene più grafite rispetto a una normale matita HB. Come vedete, abbiamo cominciato a scavare rispettando le stesse distanze e misure già presenti sul ponticello. Adesso ve lo avvicino per farvi vedere un po'. Vedete che la prima è stata scavata di più proprio per favorire quello che vi avevo detto, la mancanza di curvatura, per cui lo studente, mentre suonava il re, facilmente andava a sfregare anche il la o il sol, perché aveva poco agio e quindi poco il livello del la e del sol erano abbastanza simili e del re, quindi non aveva molto agio, e una volta che venivano pressate le dita sulla corda di re, abbassandosi ulteriormente il livello della corda, era facile che lo studente intercettasse la corda di la o la corda di sol, sicché abbiamo ricreato un po' più curvatura, quindi abbiamo sceso il livello del la in modo proporzionale rispetto alle altre tre corde. Dicevo quindi che utilizziamo la lima per scavare ulteriormente tutto
tutto quello che è in più poi noi lo limeremo utilizzando un'altra lima più grossa e la carta vetrata, prima quella più grossolana, e poi dopo pian piano utilizzeremo quella sempre più sottile, quindi partendo da una con granulometria più grossa a una più sottile, sino a utilizzare la carta smeriglio 1000 o 2000 addirittura, per elevare qualunque scheggia di legno. Io vado a vedere adesso se prima di rifinire è sceso abbastanza il livello del cordiere. Ho verificato che ancora potevo ulteriormente approfondire ancora il solco. Vedete? Se abbasso di molto il ponticello, oltre ad utilizzare la lima per smussare queste, chiamiamole, creste di legno che si sono formate, devo anche poi proporzionalmente assottigliarlo un po'. Già come sta scendendo il livello? Se qualcuno di voi soffrisse di allergia magari al legno, può utilizzare anche dei guanti di questi di silicone monouso. Eccoci, come vedete abbiamo abbastanza aumentato la curvatura. E adesso vedete che non ci sono più quelle creste, possiamo utilizzare la carta vetrata, quella più già sottile, per rifinire il lavoro. In modo da sottigliare e nel contempo armonizzare la curvatura. Inoltre anche negli incavi consiglio di utilizzare quella grigia che è più sottile per ridurre ulteriormente gli artriti e poi mettere la matita sintetica. Questo è un ponticello belga, vedete? Ha una delle gambe più alte e un corpo meno alto, mentre il ponticello francese ha le gambe più cortine e il corpo più grande. Ora ne prendo uno e lo metto a confronto, così possiate capire la differenza. Nel frattempo, ulteriormente
rifiniamo, controlliamo bene che non ci siano imperfezioni. Anche guardandolo da sopra non dovete notare rigonfiamenti, tutto deve essere perfettamente armonico, no? Quindi diamo un minimo di manualità, cerca di assottigliarlo in modo proporzionale. L'unica cosa che raccomando è che nelle corde più gravi il solco chiaramente deve essere leggermente più largo, perché la corda, essendo più spessa, deve proporzionalmente, quindi, il solco essere più grande. Questo che state ascoltando in sottofondo è l'aria dalle variazioni Goldberg di Johann Sebastian Bach per clavicembalo. Spessissimo al giorno d'oggi suonato e inciso sul pianoforte. Cavallo di battaglia di grandi interpreti del pianoforte, quali Glenn Kuz. E al cembalo Rosalind Turek. E i grandi, no? Sono reso conto che ancora l'incavo dell'A, ad esempio, era un po' più profondo rispetto a quello delle altre corde, quindi lo sto smerigliando ulteriormente. Questo invece è il preludio, il primo preludio del clavicembalo ben temperato di Johann Sebastian Bach. Quello molto famoso, sul quale anche Schubert ha composto la sua Ave Maria, trasponendolo nella tonalità di Sol maggiore, mentre questo è in Do maggiore. E infine, come vi avevo già detto, metteremo la matita Sebi. Questa che sentite in sottofondo è la prima invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach. Mettiamo la matita Sebi.
non lesinate, mettete in abbondante. Ecco, sto posizionando, come vedete, sono attenti alla perpendicolarità. Ah, è caduta l'anima, quel cilindretto di legno di cui parlavamo poc'anzi. Dobbiamo stare attenti che la misura della corda vibrante nel violoncello 4 quarti sia 69, quindi la misuriamo dal capotasto, sino al ponticello, sia sulla prima corda che sulla quarta corda, in modo da verificare che sia posizionata bene. I piedini devono poggiare bene. Ora devo riposizionare l'anima, che non è un lavoro semplicissimo da fare, ma che io so fare prendendo un apposito arnese. Una vera e propria arma, guardate, la forchetta. Questa, vedete, va a intercettare l'anima, ora ve la faccio vedere, e con questo di sotto, che ha questa particolare forma e anche una certa consistenza, voi potete sistemare nella posizione più corretta l'anima, dandogli anche la perpendicolarità rispetto al fondo armonico e al piano armonico. Ecco l'anima che vi dicevo poc'anzi. Guardate, vedete? Questa si va a incastrare perfettamente seguendo la curvatura del piano armonico. Quindi se la curvatura è così, voi la dovete andare a posizionare così, entrandola inclinata e poi posizionandola dritta. Si può legare un filo qui in modo che possiate gestire al meglio la sua perpendicolarità. Di solito vedete, c'è un intaglio, un piccolo intaglio. Ecco, vedete? Quindi da un semplice tutorial su come abbassare le corde è diventato anche un tutorial su come rimettere l'anima in posizione in modo più semplice possibile. Quindi la entriamo. Bagnandola dolcemente, questa che sentite in sottofondo è la prima invenzione a due voci di Johann Sebastian Bach. Mettiamo la matita a sebi.
non lesinate, mettetene abbondante. Ora io sto riposizionando il ponticello in posizione. Adesso alzerò lo strumento e vi mostrerò. Ecco, sto posizionando come vedete. Alla perpendicolarità, è caduta l'anima, quel cilindretto di legno di cui parlavamo poc'anzi. Dobbiamo stare attenti che la misura della corda vibrante nel violoncello 4 quarti sia 69, quindi la misuriamo dal capotasto. Dal capotasto sino al ponticello, sia sulla prima corda che sulla quarta corda, in modo da verificare che sia posizionata bene. I piedini devono poggiare bene. Ora devo riposizionare l'anima, che non è un lavoro semplicissimo da fare, ma che io so fare prendendo un apposito arnese. Che è la cosiddetta forchetta, una vera e propria arma, guardate, la forchetta, questa vedete va a intercettare l'anima, ora ve la faccio vedere, e con questo di sotto che ha questa particolare forma e anche una certa consistenza, voi potete sistemare nella posizione più corretta l'anima, dandogli anche la perpendicolarità rispetto al fondo armonico e al piano armonico. Ecco l'anima che vi dicevo poc'anzi. Guardate, vedete? Questa si va a incastrare perfettamente seguendo la curvatura del piano armonico. Quindi se la curvatura è così, voi la dovete andare a posizionare così, entrandola inclinata e poi posizionandola dritta. Si può legare un filo qui, in modo che possiate gestire al meglio la sua perpendicolarità. Di solito vedete c'è un intaglio, un piccolo intaglio. Ecco, vedete? Quindi da un semplice tutorial su come abbassare le corde è diventato anche un tutorial su come rimettere l'anima in posizione in modo più semplice possibile. Quindi la entriamo. Accompagnandola dolcemente.
invece abbiamo verificato che sia l'anima perpendicolare al piano. Ora dovremmo metterlo in tensione. Già verifichiamo siamo già a 8 mm, quindi siamo scesi già abbastanza, anche se vi consiglio sulla prima corda di 6 mm. Lo facciamo poco per volta questo lavoro, perché vediamo come si assesta anche, e quindi accordiamo, come dicevo poc'anzi, mettiamo un po' di matita lì dove serve. Vedete che migliorerà molto. Potete anche inserirlo nel buco proprio. Sia in quello destro che in quello sinistro. Se ci siamo, io lo mettiamo anche qui nell'incavo dove vi dicevo. L'incavo al capotasto. Faccio vedere una cosa: per avvolgere bene la corda utilizzate questo sistema in modo che l'avvolgimento della corda sia parallelo. Portate la chiave più esterna possibile in modo che utilizzate la parete della cassetta dei bischeri per rendere l'avvolgimento vicino, stretto e parallelo, in modo che poi la corda si distanzi l'avvolgimento della corda si distanzi dalla parete del cassetto dei bischeri, per non fare ulteriore attrito anche con questo. È un consiglio questo che dovete utilizzare sempre, anche quando si è montate le corde, che quando le sostituite periodicamente. Bene, ora lo accordiamo. Potete utilizzare un accordatore o un'app se l'avete installato sul vostro telefonino.